Allora, in questo contesto qua, appunto, la rivolta delle banlieue, per dire l'esempio che è diventato di scuola nel raccontare la città, ci è spesso stato descritto dai media come una specie di scontro, di conflitto tra civiltà, no? I giovani immigrati che si ribellano contro la civiltà occidentale, la Francia nel caso. Allora, a me sembra che queste situazioni raccontano la città più che l'immigrazione, o meglio, siccome raccontano la città, raccontano anche l'immigrazione, che è diciamo, un frutto naturale di questi ultimi anni, di questi ultimi decenni. E in questo senso io non credo che sia rappresentabile come uno scontro di civiltà, ma nel caso delle processi di esclusione, di rivolte che sono stati, che si rappresentano le città e che in forma con gradi di evidenza e virulenza maggiore o minore si misurano in molte città, sono piuttosto uno scontro che è una, adesso non so, mi veniva a dire uno scontro più di civiltà, di classe, adesso non so se fosse di classe la parola giusta, perché, però insomma, che riguardano le dinamiche e i rapporti sociali, i rapporti di esclusione e inclusione all'interno della città. Ti faccio però una domanda legata per fare conti tra i vostri due interventi, perché sì, a parte su quello che è successo prima, la domanda è: si può favorire il mix sociale? Cioè Giovanni dice, questo è importante. Io continuo a pensare che è vero che le scelte di chi ha più possibilità di scelta localizzativa spesso non coincidono con scelte di mixité sociale. Mi sembra di poter dire però che sulla base delle esperienze, delle conoscenze sulla città europea quantomeno, quasi tutte le storie di successo dei processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione della città, sono storie di mixité sociale. Diciamo, gli unici casi, gli altri sono casi o le comunità recintate di appunto dei super ricchi che si autoescludono dal resto della città, oppure l'esclusione nei ghetti. Mi sembra che quasi tutte le storie di successo, cioè i luoghi dove le situazioni in cui la città ha manifestato una qualità, soprattutto in termini di trasformazione, di riqualificazione, la città spesso appunto, cioè, la si coglie sempre in un momento in cui si sta trasformando, sono storie di mixité. Per quanto riguarda la città di Torino, sebbene sia specie di quartiere di edilizia popolare, è ovviamente particolarmente difficile lavorare negli edifici progettati, no? In un quartiere nella quale la proprietà degli edifici non è tutta pubblica, è relativamente, cioè, non è relativamente più semplice, c'è il mercato che spesso costruisce la composizione sociale, e le politiche pubbliche possono incoraggiare, favorire determinate evoluzioni del mercato. Per fare un esempio non distante da qui, a San Salvatore, un po' isolati più sulla Nizza, in via Nizza, in alcuni isolati la città ha messo a punto un piano di recupero cercando di dare dei contributi, e la stessa cosa ha fatto a Porta Palazzo, cioè qualche anno fa, dando dei contributi ai condomini per poter ristrutturare le case, garantendo la permanenza degli abitanti attuali, per evitare processi di sostituzione che sono tipici di quartieri come questi, nei quali la riqualificazione edilizia fisica genera un processo di sostituzione degli abitanti. Si riesce a governarlo fino a un certo punto, perché poi in un quartiere complesso come San Salvario dei processi di sostituzione, di cambiamento, ovviamente ci sono stati, ed è stato
nei quartieri edilizia pubblica costruire politiche di mix sociale è più complicato, perché l'accesso alle graduatorie delle case popolari ovviamente crea un filtro nella quale, diciamo, la sfiga deve accumularsi. Tant'è vero che uno dei problemi che più evidenti in questi quartieri è la multiproblematicità di nuclei familiari che sommano problemi di tossicodipendenza, disagio psichico, povertà, eccetera, eccetera. Dinamiche che sono spesso andate peggiorando negli ultimi anni. In molti casi, però, si è cercato, appunto dove è possibile, di favorire politiche di mix sociale. In qualche caso costruendo qualche filtro ulteriore nella composizione dei nuclei familiari che hanno accesso quando c'è un processo di ricambio. In altri casi, ad esempio in due contratti di quartiere alla periferia di Torino, uno alla periferia sud, in via Giacomodino, vicino alla via Mirafiori, uno alla periferia nord, in via Medina, Marcio, di Barriera di Milano, introducendo in caseggiati di circa 300 alloggi, diciamo, una ventina, mettendo a disposizione una ventina di alloggi attraverso un bando, attraverso un finanziamento che è stato garantito nell'anno di Torino Capitale dei Giovani, a giovani che invece insomma, per i quali non era necessario avere i requisiti per accedere alle case popolari, quindi costruendo all'interno dello stesso caseggiato una compresenza tra persone che hanno accesso alla casa pubblica e persone invece anche più giovani di età, cercando anche di favorire un mix non solo in termini di reddito ma anche in termini di fascia d'età. Questo, ripeto, perché la mia convinzione è che in queste situazioni qua tutto quello che aiuta a uscire dai processi di segregazione o autosegregazione è un elemento positivo, o almeno si è manifestato come tale in quasi tutte le esperienze che io conosco. Ma sei ottimista sulla possibilità di insomma, mescolare in qualche forma e indirizzare delle politiche che almeno permettano a persone di estrazioni, diciamo, anche sociali diverse di vivere l'uno accanto agli altri. Tra l'altro, uno degli altri problemi che qua non emerge tanto, però sui quali penso che vi stiate confrontando in determinati quartieri di Torino, è l'invecchiamento della popolazione diciamo italiana, diciamo nativa, però che se non è corretto dire, perché ci sono anche ormai tantissimi stranieri nati in Italia, però un invecchiamento di questa popolazione è anche un problema di rapporti intergenerazionali. Tra l'altro noi abbiamo visto, perché stiamo lavorando su un progetto che affronta proprio i temi dei rapporti tra diciamo, nativi immigrati in diversi quartieri di Torino, che in Barriera di Milano uno dei problemi è anche quello di questo invecchiamento della popolazione, ma anche di una scarsa comunicazione intergenerazionale tra, diciamo, anche gli italiani stessi. Quindi c'è una popolazione sempre più anziana che non riesce a trasmettere, a comunicare e a entrare in contatto sia con i giovani italiani ancora che ci sono che con i giovani immigrati. Quindi ci sono diverse faglie, diciamo, e linee intorno alle quali si articolano i possibili conflitti, no? Non solo quello etnico, come tutti tendono a pensare, no? Stranieri italiani, ma ci sono anche altre problematicità. Quindi questo era un altro elemento che tra l'altro poi emergeva, perché la più ostile in questa scena era proprio questa anziana signora che insomma era stata una delle cause per cui la signora africana poi si è spostata e è andata in questo nuovo ghetto, perché poi quel palazzo alla fine ci finivano tutte le persone che venivano espulse da altre parti. Io mi chiamo Nanni Pepino e di mestiere faccio lo psichiatra, mi occupo da qualche anno, non so neanche più quanti, di psichiatria transculturale, quindi ho qualche contatto con i migranti. Mi collego alla tua domanda. Io ho abitato per anni una società, poi, come direbbe Montalbano, mi sono rotto i cavallisi, perché è diventato una valletta di lusso
esce la sera alle 8, non c'è più nessuno. Mia figlia, non mi osavo neanche mandarla in giro perché avevo paura. Adesso abito in quello che io chiamo il SUC, strada del Fortino. Davanti ho i somali e i nigeriani, a sinistra albanesi e rumeni, a destra i cinesi, dietro le spalle i magrebiti. E sto benissimo, sto benissimo. Allora, il problema, credo, dal mio punto di vista, noi siamo un centro di psicologia e psicoterapia transculturale, non siamo così cretini da pensare che si possa fare, io dico sempre, scusate il termine, la psicoterapia a un bambino se gli mancano le bistecche e l'acqua. E ci occupiamo ovviamente anche di seguire queste persone. Tra l'altro apriremo probabilmente un centro d'ascolto qua, proprio nella casa del quartiere. Non lo so, la descrizione che faceva lui rispetto, scusami il nome, io quei nomi sono frana, ecco. Io nel mio quartiere stiamo aprendo un centro di un servizio di dopo scuola multietnico nella biblioteca di Italo Calvino, un accordo con tutti quelli che bisogna mettersi d'accordo, perché credo che il problema sia far capire agli autoctoni, io li chiamo così piuttosto che italiani, perché anche gli altri sono italiani, no? Che un servizio rivolto ai migranti può servire anche agli italiani. In fondo la non riforma della non ministro Gelmini ha chiuso anche gli spazi. Ci sono le donne che non sono della classe alta che o rinunciano a lavorare e stanno a casa a guardarsi i figli, o i figli sono per strada. Quindi dopo scuola multietnico, oltre a servire a aiutare i ragazzi a integrarsi eccetera eccetera, e dire oh ragazzi, siamo una sfiga tutti quanti, vediamo di darci la mano, perché questo film è proprio questo, no? Detto in latino, sfigate di tutto il mondo, unitevi, che poi siate italiani, che poi siate. Allora, io ho una sensazione, io sono arrivato a Torino nel 73, perché sono cuneese, quindi da queste parti, poi ho studiato a Parma, ho lavorato a Ferrara, eccetera, e mi ricordo ancora i cartelli, vietato l'ingresso ai meridionali e ai cani, no? E allora c'erano delle zone ghetto, che erano via Arton, le Vallette, la Falchera. Beh, adesso c'è una cosa diversa, che io non sono un sociologo, sono un fottuto psichiatra, quindi non capisco. Però mi sembra che il meticciato abitativo sia molto aumentato, no? E questa credo che sia un'occasione molto grande, no? Per costruire interessi, cioè collegamenti. No, sfigati di tutto il mondo, unitevi. Che tu abbia la pelle nera, gialla, marrone, il problema è la sfiga. Il problema è chi ci sfrutta. Io non sono sfruttato, sono privilegiato. Allora, credo che la situazione da quella descritta qua, che è di, credo due anni fa, tre anni fa, okay, almeno a Torino è molto diversa. Cioè, se guardiamo questo film rispetto agli anni 70 a Torino, valeva per i meridionali degli anni 70, che erano ghettizzati alle Vallette, alla Falchiera, in via Arton, primo arrivo San Salvario, secondo Barriera di Milano e poi stanze in Italia. Adesso la cosa a me sembra molto più mobile. E ho la sensazione che abbiamo una difficoltà a leggere questa mobilità. Questa è la mia impressione. No? Boh.